poteva essere certamente uno degli incidenti stradali più gravi che si sono verificati nel nostro territorio. Uno schianto terribile e lamiere che volano da ogni parte lungo la Fano Grosseto. Siamo sulla E78, quindi nel tratto tra Bellocchi e Lucrezia. Sono le 3.40 di questa mattina. Tre mezzi, sette persone coinvolte e due auto completamente distrutte, di cui una quasi irriconoscibile. Un contesto da strage. Invece nessuno si è fatto male seriamente, a parte qualche graffio e molto spavento. Caso? Fatalità? Un angelo custode, come ha detto una delle scampate, che dall'alto ha allungato la sua mano? Chissà, fatto sta che la cronaca registra solo lamiere accartocciate e niente più. I protagonisti di questa incredibile vicenda sono per primi due amici sulla quarantina, coetanei, che mentre percorrevano in direzione monte la superstrada, nei pressi del distributore IP finiscono la benzina e sono costretti a lasciare, rasente al guardrail, la loro Fiat Punto per andare a piedi al distributore e recuperare benzina, non essendoci in quel punto né aree di sosta né corsie di emergenza. Nello stesso punto, infatti, per una circostanza analoga, nel novembre del 2015, si verificò un altro tragico incidente che costò purtroppo la vita a Selena Cani. Oggi, come allora, una Renault Clio con tre ragazze a bordo piomba sull'autoferma e, per evitare lo schianto, perde il controllo, finendo per urtare contro il guardrail centrale, danneggiandosi irrimediabilmente. A quel punto anche le tre ragazze rimaste illese si allontanano dalla loro auto andando verso il distributore. Intuizione fortunata, perché da lì a pochi secondi arriva la terza auto, una Kia, con a bordo un uomo di 64 anni di Cartoceto alla guida e sua moglie di 50 anni come passeggero. Qui l'urto è stato inevitabile, con l'appunto senza benzina ferma, un urto che la disintegra completamente. Ed immaginate che cosa sarebbe potuto succedere se tutti fossero stati a bordo dei propri mezzi. Viene solo la pelle d'oca a pensarlo. Invece anche i due coniugi escono illesi dall'auto, tanto da rifiutare anche le cure dei sanitari del 118 che nel frattempo sono arrivati sul posto. Tutto ha assolutamente dell'incredibile. Alle due pattuglie della stradale di fatto quindi non resta che constatare quanto di incredibile sia potuto accadere tra il blu lampeggiante delle luci di servizio e i fasci di luce di camion e auto che come lame tagliano il buio della notte illuminando la distesa di rottami, unica testimonianza di quanto accaduto pochi istanti prima.